Benvenuti ad un nuovo webinar di Besce Talk, il programma educazionale per pazienti, familiari e caregiver che convivono con la malattia di Behçet. Oggi abbiamo con noi un trio di eccezione che si occupa di impegno oculare nella malattia di Behçet. Abbiamo con noi Luca Cimino, Claudia Fabiani e Chiara Posarelli. E a breve, dopo questa breve introduzione, Dottor Luca Cimino ci parlerà dei segni e dei sintomi oculari nella malattia di Behçet. Subito dopo, Claudia Fabiani invece ci parlerà della qualità di vita e del trattamento con farmaci biologici nei pazienti con uveiti correlata al Behçet. E subito dopo lasceremo la parola a Chiara Posarelli che ci parlerà di prognosi e patient-reported outcome nei pazienti con malattia di Behçet e coinvolgimento oculare. Dopo queste tre presentazioni, apriremo una sessione di domande risposte a cui potete contribuire in diversi modi. Potete sia inviarci le vostre domande nella barra in fondo a Zoom attraverso la chat, oppure potete utilizzare la sessione domande e risposte che vedete indicata con il simbolo D e R. E anche lì proveremo a rispondere insieme ai nostri speaker alle domande che ci invierete. Lascerei ora la parola alla dottoressa Talarico che ci parlerà brevemente del programma educazionale e Behçet Talk. Grazie. Grazie Diana e grazie a tutti e tre i nostri oculisti di oggi che si sono offerti a mettere a disposizione le loro conoscenze, la loro esperienza nella malattia per poter fornire informazioni nell'ambito del programma educazionale. E un breve riassunto delle puntate precedenti per chi si fosse collegato la prima volta. Molti sono collegati, ma molti altri partecipanti al programma educazionale vedranno il webinar registrato sulla piattaforma, in alcuni casi anche in singoli moduli. Quindi tendiamo sempre a fare un riassunto di quello che il programma educazionale è. Il programma educazionale nasce con l'idea di informare meglio il paziente, perché si parte dal principio che informare meglio sulla malattia aiuta anche a farsi curare meglio, a permettere ai clinici, a tutto il mondo che intorno e ruota alla malattia, a curarsi meglio. Bisogna imparare a vivere con la malattia e per imparare a vivere con quest'ospite che arriva nella vita di qualcuno che fino a poco prima di ricevere una diagnosi non sapeva magari nulla delle malattie rare del Behçet, per imparare a convivere con la malattia rara è necessario avere tutti gli strumenti informativi per poter conoscere cosa può comportare, come si può curare, come può essere gestita nel tempo. È chiaro che l'informazione che viene data ai pazienti, ma soprattutto anche ai familiari caregiver, serve soprattutto per poter conoscere meglio la malattia, ma anche per imparare a gestirla meglio, perché ci sono alcuni aspetti della malattia che il paziente può gestire se correttamente informato. Un ambito particolarmente importante nel programma educazionale è quello dei caregiver, dei familiari, dei partner, perché il programma educazionale è rivolto anche a loro, cioè a tutti coloro che insieme alla persona che ha il Behçet convivono con la malattia. Il programma educazionale in realtà è fatto di due grosse anime. C'è la parte dei talk pubblici, come quello di oggi, come quelli che ci sono stati finora e che vengono registrati sulla piattaforma. Sono dei webinar aperti che affrontano delle tematiche specifiche e la parte dei talk privati, ovvero una serie di incontri, di supporti, dove la discussione viene moderata dalla dottoressa Arianna Manzo, peraltro sono già iniziati ma ci sono ancora dei posti disponibili, e viene moderata una discussione su temi particolari che riguardano o il paziente o il caregiver, e chiaramente i piccoli gruppi sono separati. I talk pubblici nascono appunto con l'intenzione di poter dare informazioni, educare, se così si può dire, perché parliamo di programma educazionale, su alcune tematiche specifiche della malattia. Ed è proprio oggi che tocchiamo una tematica molto specifica, ma anche molto importante perché impatta sulla qualità di vita, sulla prognosi, che è l'impegno oculare. Abbiamo la fortuna di avere tre esperti oggi che ci parlano di tre aspetti diversi e che dopo la loro presentazione potranno anche risponderci a domande che avrete da farci. Quindi è con molto piacere che passo la parola ai tre esperti. Il primo è Luca Cimino. Prego, Luca. Sei ancora mutato.
Grazie, ringrazio Simba per il gradito invito. Devo caricare, condividi. Perfetto. E vi parlerò, si vede la presentazione? Sì, Sì, vi parlerò dei segni e sintomi oculari della malattia di Behçet. Innanzitutto l'interessamento oculare induce delle difficoltà nella vita quotidiana, nello scrivere, nel comprendere messaggi non verbali, nel percepire oggetti in movimento, nel passeggiare in condizioni di luce intensa. Quali sono i sintomi oculari? Innanzitutto bisogna anche una piccola premessa che in alcuni casi ci possono essere delle infiammazioni asintomatiche che vengono, diciamo, evidenziate con una visita oculistica di routine. Ma il sintomo più importante è la riduzione dell'acuità visiva, quindi l'abbassamento della capacità di percepire la visione in un occhio è quella una delle caratteristiche. Oppure la presenza di mosche volanti su uno sfondo bianco o su uno sfondo luminoso, la percezione di punti neri che si muovono. Un'altra sintomatologia è la presenza di fotopsie, cioè improvvise percezioni visive e luminose delle stelline che si muovono nel campo visivo. Oppure la presenza di scotomi, cioè di macchie nere fisse, nel campo visivo. Altre situazioni che si abbinano alla sintomatologia è il mal di testa, l'intolleranza anormale alla luce, la non sopportazione di fonti luminose, il dolore all'occhio, soprattutto nelle forme acute di infiammazione, ci può essere dolore anche ai movimenti dell'occhio. Poi, fissando bene l'occhio del paziente, si può notare una forma irregolare della pupilla che non risponde agli stimoli luminosi, cioè di solito la pupilla quando si illumina, si stringe e viceversa al buio si dilata. E quando c'è un'infiammazione oculare, in alcuni casi si può perdere questa funzione. E poi la diplopia, cioè la visione, di due immagini dello stesso oggetto, una visione sdoppiata. Quali sono i sintomi che richiedono una visita urgente? Innanzitutto il calo della vista, come dicevamo prima, e il dolore oculare persistente che non si riduce, e o la presenza di lampi di luce in continuazione e la visione sdoppiata dello stesso oggetto. Queste quattro sintomatologie devono richiedere una visita urgente nell'arco delle 24 ore. Nella malattia di Behçet possiamo avere la presenza di infiammazioni oculari in circa il 60% dei casi lungo il decorso della patologia. Come pure dobbiamo sapere che in circa il 20% dei casi diciamo, compromissione oculare è l'unica manifestazione più importante della malattia di Behçet. E qui in questa diapositiva vedete come durante il decorso la presenza di infiammazione oculare avviene in molti casi, nel 60% dei casi. E come nella fase iniziale della malattia di Behçet, la compromissione oculare possa essere l'unica manifestazione di malattia di Behçet. Quindi, come si diagnostica la compromissione oculare nella malattia di Behçet?
Non ci sono esami di laboratorio, quindi non ci sono esami diagnostici. La diagnosi si basa sull'associazione di segni clinici oculari non specifici associati poi a manifestazioni extraoculari di malattie di Behçet, come per esempio le afte orali, afte genitali o altro. E la diagnosi quindi oculare è soltanto clinica. Quindi per questo motivo bisogna che poi la visita sia effettuata da un oculista che abbia esperienza nelle infiammazioni oculari. L'oculistica è una branca chirurgica, la reumatologia per esempio è una branca medica, e quindi bisogna cogliere questi aspetti durante la visita per poter avere il sospetto di malattia di Behçet. Quindi l'occhio macroscopicamente può essere nella maggior parte dei casi non arrossato come in questo caso, anche se in alcuni casi ci può essere anche l'occhio arrossato che è molto, diciamo, correlato alle infiammazioni. L'occhio in questo caso in una presentazione iniziale di Behçet può essere abbastanza bianco con la presenza di caratteristiche peculiari, oppure ci può essere la distorsione della pupilla che, come dicevamo prima, può essere notata anche da un non oculista, cioè la pupilla non è rotonda ma ha queste, diciamo, a queste forme particolari che sono date dall'adesione dell'iride al cristallino che è la lente che sta all'interno dell'occhio. L'infiammazione provoca un incollamento dell'iride al cristallino che deforma la pupilla. Quindi ancora una volta è importante cogliere queste caratteristiche che possono portare a un calo della vista e quindi richiedere una visita oculistica. La fluorangiografia è un esame che deve richiedere l'oculista per aggiungere delle altre notizie alla quantità, per esempio, dell'infiammazione intraoculare. E vedete, è un aspetto caratteristico vedere dei vasi che normalmente sono bianchi su uno sfondo grigio, che presentano degli aloni biancastri intorno che sono segno di infiammazione. E quindi sono cose che non si possono percepire se non c'è l'introduzione di un mezzo di contrasto che possa poi evidenziare la presenza di questi vasi infiammati. E come pure un esame molto noto ai pazienti, che è l'OCT, che è una sorta di TAC, di scansione della retina, non deve essere, diciamo, prescritto in senso acritico, ma deve essere effettuato soltanto in casi specifici, quando lo richiede l'oculista, per andare a valutare delle situazioni che possono essere associate nell'infiammazione oculare in pazienti con Behçet, come l'edema maculare che riduce la visione, o la presenza di pellicole che si formano sulla retina, che la distorcono, come nel Packer maculare, e altre segni clinici che possono meritare questo approfondimento. Quindi l'OCT va fatto soltanto quando l'oculista deve cercare di capire meglio alcune condizioni oculari. Ci sono delle apparecchiature molto particolari che permettono con una sola immagine di cogliere gran parte dell'intera retina e quindi sono molto utili soprattutto nei bambini e in condizioni di valutare anche delle infiammazioni nelle parti più periferiche. Ringraziamo Simba per il supporto per l'acquisizione di questo apparecchio che per noi è molto utile. E in futuro la collaborazione interdisciplinare è senz'altro fondamentale
per cercare di capire sempre di più la sintomatologia dei pazienti affetti da infiammazioni oculari e quindi anche nella malattia di Behçet. Il training di giovani oculisti e esperti in immunologia oculare è fondamentale. L'identificazione di nuovi target di infiammazione ci permetteranno di fare sempre delle cure più mirate. Ci vogliono più centri specializzati per la cura delle uveiti. Il lavoro di squadra è senz'altro fondamentale per supportare sempre di più i pazienti. E vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a partecipare tutti i pazienti a una giornata che stiamo cercando di organizzare l'11 di dicembre, dedicata proprio ai pazienti affetti da malattia di Behçet. Grazie. Grazie Luca, grazie. Passerei la parola a questo punto a Claudia. Buon pomeriggio. Vado a condividere lo schermo. Attendo che Luca. Cessi la condivisione? Luca, dovresti interrompere la condivisione dello schermo. Sì, scusate. Forse in alto. Disattiva, metti in pausa la condivisione, interrompi condivisione, esatto. Perfetto. Buon pomeriggio a tutti. Allora vado a condividere lo schermo. Penso che sia visibile la presentazione, corretto? Non ancora in realtà, ora sì. Adesso sì. Bene. Allora, buon pomeriggio. Vi parlerò delle uveiti associate a malattia di Behçet, in particolare del trattamento con farmaci biologici e qualità della vita. Aspettate che ho dei problemi ad andare avanti. Eccolo. Perfetto. Allora, l'uveite associata alla sindrome di Behçet rappresenta una grave condizione infiammatoria intraoculare che svolge un ruolo centrale nella morbidità complessiva della malattia. Il coinvolgimento oculare è riportato nel 50-70% dei pazienti con malattia di Behçet e un quarto di pazienti rischiano la cecità. Il coinvolgimento del segmento posteriore, caratterizzato principalmente da una vasculite retinica necrotizzante occlusiva, è associato a una prognosi visiva sfavorevole ed è quindi la principale indicazione per un trattamento sistemico, precoce e aggressivo. Le gravi recidive di uveite tipiche della malattia di Behçet cagionano temibili complicanze a lungo termine, come l'edema maculare, l'atrofia del nervo ottico e della retina, con conseguenti danni strutturali irreversibili e grave compromissione della funzione visiva. Vi riporto i dati di uno studio multicentrico che abbiamo recentemente pubblicato, nel quale sono stati analizzati dettagliatamente quasi 400 pazienti italiani con malattia di Behçet e, come si può apprezzare, più del 40% dei nostri pazienti sviluppa uveite nel corso della malattia. Una uveite che nel 70% dei casi è un'uveite non anteriore e quindi severa, pertanto i nostri pazienti hanno bisogno di un trattamento con immunosoppressori convenzionali, agenti biologici o una combinazione di entrambi per prevenire le complicanze oculari gravi e irreversibili e preservare quindi la funzione visiva. Va da sé che la monoterapia con glucocorticoidi per via orale non è indicata per il trattamento a lungo termine dell'uveite associata a malattia di Behçet. Inoltre, come abbiamo riportato in questo ulteriore studio, alcuni fattori come la durata dell'uveite, la positività dell'HLA-B51, la diagnosi di panuveite, quindi di un'infiammazione che coinvolge sia il segmento anteriore che intermedio che posteriore dell'occhio, sono predittori di complicanze strutturali a lungo termine e devono quindi essere presi in considerazione quando andiamo a scegliere il trattamento più appropriato ed efficace per i nostri pazienti.
La presenza di uveite inoltre di per sé compromette la qualità della vita dei nostri pazienti, specialmente se sono affetti da una panuveite, e la compromissione dell'acuità visiva correla significativamente con lo scadimento della qualità della vita, come abbiamo recentemente dimostrato in questo ulteriore studio prospettico. E difatti scopo del trattamento è proprio quello di prevenire la compromissione o perdita irreversibile della funzione visiva e di migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti. Trattandosi di una patologia multiorgano, l'approccio multidisciplinare e il lavoro di squadra di cui parlava il dottor Cimino è doveroso per la gestione diagnostica e terapeutica dei nostri pazienti. In particolare è necessaria la collaborazione tra oculista, reumatologo e pediatra. Pertanto, sia la Società Europea di Reumatologia, l'EULAR, che l'American Academy of Ophthalmology hanno stilato le raccomandazioni terapeutiche per il trattamento dell'uveite associata alla malattia di Behçet. Entrambe le società scientifiche si sono espresse favorevolmente in merito al trattamento con farmaci biologici dell'uveite associata alla malattia di Behçet sulla base delle crescenti evidenze scientifiche cumulate negli ultimi 10 anni. In particolare l'EULAR raccomanda, in caso di interessamento del segmento posteriore, un trattamento sistemico precoce e aggressivo con farmaci immunosoppressori tradizionali e interferon, e sia l'Europa e sia l'EULAR che l'American Academy of Ophthalmology raccomandano l'impiego in prima linea di trattamento con farmaci biologici inibitori monoclonali del TNF-alfa, quindi non solo infliximab ma anche adalimumab, golimumab e certolizumab. E viene inoltre sottolineata l'importanza del trattamento intravitreale con glucocorticoidi in pazienti con recidive monolaterali in aggiunta alla terapia sistemica. Il trattamento sistemico è indicato anche in caso di uveite anteriore, quindi meno grave, ma se vi è la presenza di marker di prognosi sfavorevoli, quali la giovane età, il sesso maschile e l'esordio precoce di malattia. Questa è la nostra esperienza riguardo al trattamento con adalimumab nell'uveite associata a malattia di Behçet. Abbiamo analizzato la risposta ad adalimumab somministrato di una dose standard di 40 mg ogni 2 settimane in 66 occhi di 40 pazienti affetti da uveite associata a malattia di Behçet. Nei primi 12 mesi di trattamento abbiamo assistito ad una riduzione statisticamente significativa delle recidive di uveite rispetto ai 12 mesi precedenti l'introduzione di adalimumab. Anche l'acuità visiva risultava significativamente migliorata e abbiamo inoltre riscontrato una riduzione significativa dell'edema maculare uveitico con valori all'OCT di spessore centrale della macula significativamente ridotti rispetto al momento dell'inizio della terapia e la risoluzione della vascolite retinica in tutti gli occhi tranne uno. In questo altro studio pubblicato di recente su una prestigiosa rivista scientifica abbiamo dimostrato come l'efficacia di adalimumab si protragga nel tempo attraverso la valutazione delle curve di sopravvivenza del trattamento. Vedete dalle immagini come a 12, 48 e 48 mesi oltre il 76%, il 63% dei pazienti sia ancora in trattamento e questo rappresenta una misura indiretta dell'efficacia di questo farmaco per il trattamento dell'uveite associata a malattia di Behçet. La durata della risposta da adalimumab non veniva inoltre influenzata né dalla terapia concomitante con immunosoppressori tradizionali né dalla diversa linea biologica di trattamento. Altri risultati dello studio ci mostrano che la risposta da adalimumab non è influenzata dai noti fattori prognostici negativi della malattia di Behçet di cui vi parlavo e che adalimumab a 4 anni di follow-up preserva l'acuità visiva. Le poche complicanze oculari insorte durante il trattamento erano verosimilmente legate all'utilizzo di glucocorticoidi per via orale e non all'infiammazione intraoculare ed il trattamento mostrava un buon profilo di sicurezza. Infliximab è stato il primo anti-TNF monoclonale impiegato con successo nel trattamento dell'uveite associata a malattia di Behçet, pertanto per infliximab abbiamo potuto valutare le curve di sopravvivenza del trattamento con un follow-up ancora più lungo, pari a 10 anni, e vedete dalle immagini come a 1, 2, 5, 10 anni di trattamento rispettivamente, oltre l'89%, l'86%, il 75%, il 47% dei pazienti sia ancora in trattamento. La durata della risposta
ad infliximab non veniva influenzata dalla terapia concomitante con immunosoppressori tradizionali, ma era significativamente più efficace se utilizzato in prima linea biologica, quindi come primo biologico somministrato. Altri risultati dello studio ci mostrano che la risposta all'infliximab non è influenzata dai noti fattori prognostici negativi della malattia di Behçet e che infliximab a 10 anni di follow-up migliora significativamente l'acuità visiva ed il trattamento mostrava un ottimo profilo di sicurezza. Ad oggi, tuttavia, non è noto quale sia il sottogruppo di pazienti con uveite associata a malattia di Behçet che meglio risponda all'inibizione del TNF-alfa. Abbiamo pertanto indagato dei potenziali fattori predittivi di risposta. Lo scopo primario di questo ulteriore studio è stato identificare fra tutte le variabili demografiche, cliniche e terapeutiche, quelle capaci di predire una risposta a lungo termine al trattamento con adalimumab e infliximab in pazienti con uveite associata a malattia di Behçet. I pazienti sono stati distinti quindi in due gruppi. Nel gruppo 1 sono stati inclusi i pazienti con una durata di trattamento superiore a 4 anni definiti long term responders e nel gruppo 2 pazienti che avevano interrotto il trattamento prima dei 4 anni per inefficacia definiti non responders. Il BDCAF, strumento clinimetrico attualmente più impiegato a livello internazionale per misurare l'attività di malattia, è stato impiegato per valutare l'attività di malattia sistemica, appunto. In basso vedete i dati clinici e terapeutici raccolti retrospettivamente. Abbiamo quindi coinvolto nello studio in tutto 45 pazienti con uveite e malattia di Behçet. Nel gruppo 1 dei long term responders abbiamo incluso 32 pazienti e nel gruppo 2 13 pazienti ovvero non responders. Queste le caratteristiche demografiche e cliniche del campione. Vedete come la maggior parte dei pazienti presentasse un'uveite posteriore o una panuveite, quindi per definizione un'uveite severa, e oltre il 50% dei pazienti presentava anche una vasculite retinica. Questo è il risultato più rilevante del nostro studio, ovvero che l'unica variabile in grado di predire una precoce sospensione del trattamento per inefficacia c'è stato un valore di BDCAF elevato al baseline, ossia un'elevata attività di malattia valutata tramite BDCAF è risultata l'unica variabile associata a un più alto rischio di interruzione precoce degli agenti anti-TNF-alfa. Come vedete dai valori di significatività statistica, abbiamo inoltre riscontrato alcuni fattori associati ad una minore o mancata risposta terapeutica da adalimumab e infliximab. La presenza di coinvolgimento del sistema nervoso centrale, dell'apparato gastroenterico al baseline e la presenza già al baseline di complicanze uveitiche. Come vedete dai valori di significatività statistica, abbiamo inoltre riscontrato che come l'interruzione precoce della terapia anti-TNF-alfa è meno frequente tra chi è trattato in prima linea biologica con adalimumab o infliximab. Ancora pochi sono invece i lavori scientifici riguardanti l'efficacia di golimumab nel trattamento dell'uveite associata a malattia di Behçet, essendo il golimumab un inibitore monoclonale del TNF-alfa di più recente introduzione. In questo ulteriore studio abbiamo valutato la risposta al trattamento in 8 occhi e riscontrato la notevole riduzione del numero di recidive di uveite nei primi 12 mesi di trattamento, con la risoluzione della vasculite retinica in tutti gli occhi che la presentavano all'introduzione del trattamento, e anche la acuità visiva ha presentato un miglioramento a 12 mesi di follow-up. Questa invece è la nostra più recente esperienza riguardo il trattamento con biosimilari nei pazienti affetti da uveite non anteriore associata a malattia di Behçet. Abbiamo incluso nello studio 16 occhi di 8 pazienti con malattia di Behçet. Abbiamo osservato una significativa riduzione del numero di recidive nel primo anno di trattamento e la risoluzione della vasculite retinica nei 4 occhi che la presentavano all'introduzione del trattamento. Una menzione particolare merita il trattamento intravitreale con farmaci glucocorticoidi per il trattamento dell'uveite associata alla malattia di Behçet. Come ben indicato infatti nelle raccomandazioni EULAR, questo trattamento dovrebbe essere riservato ai casi di esacerbazione unilaterale dell'uveite come arma aggiuntiva alla terapia sistemica e mai a sostituzione della stessa.
Inoltre, quando si rendono necessari degli aggiustamenti terapeutici del trattamento sistemico, un passaggio ad un altro farmaco biologico, le iniezioni intravitreali di glucocorticoidi devono essere prese in considerazione come terapia ponte in attesa che il trattamento sistemico diventi pienamente efficace nel controllare l'infiammazione intraoculare ed anche extraoculare. A proposito della terapia intravitreale, in questo studio abbiamo incluso 5 pazienti con edema maculare uveitico e malattia di Becher trattati con impianto intravitreale di desametasone. In tutti gli occhi trattati abbiamo riportato la risoluzione a 6 mesi dell'edema maculare e della vasculite retinica presente al momento dell'iniezione dell'impianto con miglioramento dell'acuità visiva. A conferma dell'importanza delle intravitreali di glucocorticoidi in aggiunta alla terapia sistemica in pazienti con uveite, abbiamo recentemente pubblicato questo studio in cui abbiamo arruolato 22 pazienti con edema maculare uveitico e i dati dello studio mostrano come l'impianto di desametasone permetta una significativa riduzione della dose orale di farmaci glucocorticoidi. Nei pazienti refrattari ai trattamenti raccomandati o in caso di controindicazione all'assunzione degli stessi, devono essere prese in considerazione altre opzioni di trattamento. La nostra pratica consiste nel provare almeno 2 o 3 diversi inibitori monoclonali del TNF-alfa, che sono quelli attualmente raccomandati, prima di passare ad un'altra categoria di farmaci biologici. E nei casi in cui non si ottiene una risposta adeguata, effettuiamo aggiustamenti terapeutici dell'agente biologico in corso, quindi aumentiamo la dose o riduciamo la frequenza di somministrazione. Riguardo a altre categorie di farmaci biologici, vi presento la nostra esperienza con gli inibitori dell'interleuchina 1, anakirra e canakinumab. Un nostro recente studio ha riportato come l'inibizione dell'interleuchina 1 con anakirra e canakinumab nell'uveite severa e multirefrattaria associata a malattia di Becher riduca significativamente il numero di recidive oculari e sia efficace nel trattamento della vasculite retinica. Riduca inoltre significativamente i valori di BDCAF, quindi l'attività di malattia globale, e la dose quotidiana di corticosteroidei con un ottimo profilo di sicurezza. Ad oggi, tuttavia, non è noto quale sia il sottogruppo di pazienti affetti da malattia di Becher che meglio possa rispondere all'inibizione dell'interleuchina 1. Abbiamo pertanto indagato potenziali fattori predittivi di risposta ad anakirra e canakinumab nei pazienti affetti da malattia di Becher. Lo scopo primario del nostro studio è stato quello di identificare fattori associati a una risposta terapeutica duratura nel tempo ad anakirra e canakinumab tra determinate variabili demografiche, cliniche e terapeutiche. A questo scopo abbiamo suddiviso i pazienti in 2 gruppi, responders e non responders, e comparato statisticamente le variabili suddette. Nel primo gruppo dei responders abbiamo incluso pazienti con una durata di trattamento di almeno 52 settimane, in assenza di inefficacia secondaria. Nel secondo gruppo dei non responders abbiamo incluso pazienti che hanno sospeso il trattamento per inefficacia o perdita di efficacia prima delle 52 settimane, nonostante gli aggiustamenti terapeutici del caso. Scopo secondario del nostro studio è stato quello di descrivere la sopravvivenza del trattamento degli inibitori dell'interleuchina 1 e di valutare l'intervallo libero da recidive nei 2 gruppi durante 4 anni di follow-up. Sono stati analizzati dati relativi a 36 pazienti trattati con anakirra e canakinumab, 18 pazienti con una durata di trattamento di almeno 52 settimane, sono stati arruolati nel gruppo 1 come responders, e 18 pazienti in cui il trattamento è stato sospeso per inefficacia entro 52 settimane sono stati arruolati nel gruppo 2 come non responders. Questo è il risultato più rilevante del nostro studio. Tra le variabili analizzate, demografiche, cliniche e terapeutiche, le variabili che correlano significativamente con una buona risposta all'inibizione dell'interleuchina 1 sono la presenza di uveite e la più lunga durata di malattia. Ciò significa che i pazienti con malattia di Becher che hanno una uveite hanno una maggiore probabilità di risposta ad anakirra e canakinumab. Una completa risposta al trattamento si è osservata nei primi 3 mesi in tutti i pazienti responders e anche nel 38% dei pazienti non responders. Questo a dimostrazione della rapidità di azione di questi farmaci. E la curva mostra come nel gruppo dei responders oltre il 53% dei pazienti non presentava recidive nei primi 2 anni e quasi il 45% durante i 4 anni di follow-up. Nel gruppo dei responders abbiamo riscontrato un'eccellente sopravvivenza del trattamento a lungo termine, con oltre il 65% dei pazienti ancora in trattamento con anakirra e canakinumab a 4 anni di follow-up. Per quanto riguarda possibili ulteriori alternative terapeutiche, studi patogenetici sempre nel nostro gruppo di ricerca ci mostrano come
oltre al TNF-alfa e all'interleuchina 1, possa avere un ruolo chiave nella patogenesi dell'uveite associata a malattia di Behçet, anche l'interleuchina 6, e pertanto possa avere un razionale la sua inibizione. Come recentemente pubblicato in uno studio turco che ha coinvolto 5 pazienti con uveite correlata a malattia di Behçet refrattari ai trattamenti con interferon e anti-TNF-alfa, tocilizumab, un farmaco inibitore appunto dell'interleuchina 6, ha mostrato di essere efficace sia nel migliorare i segni clinici di malattia, le lesioni retiniche e vascolari evidenziate dalla fluorangiografia retinica, e anche di ridurre lo spessore centrale della macula valutato con OCT. In conclusione, quasi metà dei pazienti con malattia di Behçet presentano uveite, la cecità è riportata in una fetta importante di pazienti, la positività del B51, la giovane età, il sesso maschile e il coinvolgimento del segmento posteriore sono correlati ad una prognosi visiva peggiore e costituiscono principale indicazione ad un trattamento sistemico precoce ed aggressivo. La presenza di uveite inoltre di per sé compromette la qualità della vita dei nostri pazienti, specialmente se sono affetti da una panuveite. La compromissione dell'acuità visiva correla significativamente con lo scadimento della qualità della vita. Scopo del trattamento dell'uveite associata a malattia di Behçet è prevenire gravi danni a livello oculare responsabili di una perdita irreversibile della funzione visiva e di migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti. Per fare ciò è necessario un approccio multidisciplinare, in particolare la collaborazione tra oculista e reumatologo, ma anche con il pediatra se si tratta di bambini con malattia di Behçet. Nel nostro centro abbiamo ambulatori congiunti e ho la fortuna di poter visitare i pazienti affetti da malattia di Behçet insieme al collega reumatologo e reumatologo pediatra esperto di questa patologia. I farmaci biologici anti-TNF-alfa di tipo monoclonale sono efficaci nel trattamento dell'uveite associata a malattia di Behçet e della vasculite retinica. Il trattamento intravitreale con glucocorticoidi è un'arma preziosa, ma non sostituisce il trattamento sistemico. Gli inibitori dell'interleuchina 1, Anakinra e Canakinumab, si sono dimostrati efficaci nel trattare l'uveite associata a malattia di Behçet refrattaria ai trattamenti convenzionali, preservando l'acuità visiva dei nostri pazienti. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Claudia, grazie per questa presentazione molto ricca di tanti concetti e tante informazioni, davvero completa. Passerei la parola allora a Chiara Posarelli. Prego Chiara. Allora. Pomeriggio a tutti. Vi ringrazio per l'opportunità di parlare in queste importanti che coinvolgono soprattutto i pazienti, che poi sono i principali attori nell'ambito di questa patologia. E il senso della mia presentazione è proprio di spiegare, da una parte, che è il rischio e il fattore principale che ci dà, che può creare complicanze ai nostri pazienti, a valutare la qualità di vita del paziente che ha la malattia di Behçet e il coinvolgimento oculare. In modo particolare partiamo da un dato positivo: qual è il rischio di diventare ciechi laddove si abbia malattia di Behçet? Quello che si vede è che fortunatamente, grazie ai miglioramenti nella diagnosi e grazie ai miglioramenti anche nel trattamento terapeutico, come abbiamo appena sentito, la percentuale dei pazienti che diventano ciechi per colpa della malattia si è ridotta di un 10%, e questo è un dato sicuramente importante, e qui facciamo riferimento a una differenza tra gli anni 80 e gli anni 90. Se andiamo avanti nel tempo, quello che si vede è che si mantiene un trend in miglioramento, ma c'è una netta differenza tra uomini e donne, perché lo abbiamo detto, la patologia colpisce maggiormente il sesso maschile, anche in maniera più grave, e questo purtroppo anche per l'occhio ha le sue conseguenze. Come vi dicevo, andando avanti negli anni 2000, quello che si vede è che con l'introduzione dei farmaci di cui abbiamo sentito parlare, noi abbiamo una percentuale di pazienti che ha una perdita della propria funzione visiva che è molto minore. Non abbiamo pazienti che diventano ciechi, e questo anche perché sono ridotte in maniera importante le complicanze più severe legate all'occhio e dovute alla patologia stessa. Ora, è chiaro che per valutare
al meglio come questa malattia impatti sul paziente, la cosa più importante è chiedere direttamente un report al paziente e quindi qualsiasi esito riguardante lo stato di salute che viene riferito dal nostro paziente è quello che viene indagato attraverso questi strumenti che sono i patient reported outcome. Nella maggior parte dei casi questi strumenti sono dei questionari che sembrano, diciamo, semplici e a volte pongono anche delle domande che risultano complicate nella risposta o troppo ovvie. Però il senso di questi questionari è quello di creare diciamo, un'uniformità di dati da cui poi la comunità scientifica può trarre delle informazioni importanti per quanto riguarda non soltanto la gestione ma anche poi il trattamento del paziente stesso. E quindi quando si parla di patient reported outcome dobbiamo pensare come a un grosso ombrello, un ombrello che comprende al suo interno i sintomi, l'aderenza al trattamento terapeutico, ma soprattutto lo stato di salute, sia questo generale, ma anche fisico e psicologico, e poi la qualità di vita associata alla salute e il benessere del paziente, che è ovviamente il centro e la cosa più importante a cui dobbiamo far riferimento quando si usano questi tipi di strumenti. Strumenti che possono avere, diciamo, andare a indagare in maniera generale tutta la popolazione, oppure possono essere dedicati a popolazioni in maniera specifica, come nel caso appunto della sindrome di Boucher. Per quanto riguarda l'occhio, sono stati utilizzati ad oggi, nella maggior parte dei casi, questionari che studiano la salute in generale. Quindi alla luce di quelli che sono i risultati emersi da questi studi, sembra che la sfera più colpita per quanto riguarda la qualità di vita dei pazienti è proprio rappresentata dalla salute mentale e dal rapporto psicologico. Ma questo è, diciamo, abbastanza comprensibile, perché quello che viene a mancare chiaramente nel paziente che ha una grave malattia e un grave coinvolgimento oculare è la funzione visiva. Siamo partiti da lì, la funzione visiva si riduce e questo negativamente impatta su come il paziente, per esempio, semplicemente svolge le proprie attività quotidiane, va a lavorare, legge, scrive. Sono tutti fattori che dobbiamo tenere in considerazione. Chiaramente ve l'ho già fatto vedere, ve lo sottolineo anch'io, la dottoressa Fabiani, come il fatto che l'occhio sia coinvolto nella sua interezza, quindi quella parola che viene identificata con il termine di panuveite, che vuol dire che l'occhio è coinvolto tutto, impatta in maniera più negativa sulla qualità di vita dei pazienti. E di nuovo il fattore che sembra essere più correlato con una qualità di vita bassa è proprio una funzione visiva bassa. Se invece il nostro paziente ha la fortuna di avere un quadro di uveite un pochino meno grave, è stato visto che in caso di uveiti intermedie la qualità di vita dei nostri pazienti non è così ridotta come nel caso di una panuveite, però ancora una volta si sottolinea il fatto che l'acuità visiva sia uno dei fattori più importanti da preservare per preservare la qualità di vita. Ora, anche la scuola di Pisa è andata a indagare appunto nella malattia di Behçet questi outcome, e quello che ha riscontrato è proprio come anche l'attività di malattia sia un fattore importante da tenere in considerazione quando si parla di qualità di vita, perché i pazienti che hanno una qualità di vita peggiore sono quelli che hanno un'attività di malattia più importante. Quindi l'attività di malattia, l'acuità visiva sono i fattori che ad oggi noi riteniamo essere più importanti e che impattano in maniera severa come il nostro paziente vive la propria malattia. La cosa interessante che vi voglio sottolineare è che se da una parte quello di cui vi ho parlato sono dei questionari generici, diciamo, che riguardano la salute in generale, lo sforzo della comunità scientifica ora negli ultimi anni è volto proprio nel creare dei sistemi più specifici per studiare la malattia di Behçet, che siano dedicati proprio alla malattia di Behçet, e in questo senso sono già stati realizzati dei questionari. In particolare ve ne è uno proprio realizzato da una scuola, diciamo, di scuola inglese, che è partito con 71 domande, perché
ovviamente, essendo il paziente il centro di, queste, di questo tipo di questionari, quello che è stato fatto inizialmente è partire da una intervista proprio ai pazienti. Da questa intervista poi, diciamo, gli specialisti hanno tirato fuori 71 domande che sono state sottoposte a, diciamo, una valutazione, una validazione statistica e ulteriormente scremate per cercare di creare un qualcosa che sia un pochino più maneggevole, perché insomma rispondere a 71 domande nel corso di una visita non sempre può risultare un qualcosa di facile. E alla fine il risultato sono stati 30 quesiti che ad oggi sono disponibili. C'è un però, perché questi quesiti oggi sono disponibili in lingua inglese, sono stati tradotti, vedete, anche in lingua araba e in lingua coreana, ma lo sforzo di traduzione è un qualcosa che, di cui vi voglio, diciamo, testimoniare l'importanza, perché passa non soltanto da una semplice traduzione da una lingua all'altra, perché non è questo il senso della traduzione di un questionario come questi per la qualità di vita. Quando si parla di qualità di vita, per tradurre questi questionari c'è sempre bisogno anche di uno psicologo che vada a interpretare il significato di quello che viene tradotto, in modo che, diciamo, quello che viene indagato e il senso della domanda si mantenga nel passaggio da una lingua all'altra. Quindi questo è un qualcosa di estremamente importante ed è anche uno step difficile nella realizzazione di questi questionari e nella loro traduzione. Uno sforzo ulteriore è stato poi condotto da un gruppo di studio, perché abbiamo parlato di multidisciplinarità, e quindi ecco che tutte queste figure che ruotano intorno alla patologia di Behçet ha posto la propria attenzione nel cercare di creare dei sistemi che vadano a indagare la qualità di vita, che fossero utili anche alla comunità scientifica, in modo che si parlasse tutti la stessa lingua, perché dai primi lavori che hanno fatto questo gruppo di studio proprio dedicato alla malattia di Behçet, hanno visto come non ci fossero degli standard né di definizione di quelle che sono le principali variabili che vengono studiate nella malattia, ma soprattutto non ci sono neanche standard nelle misure, e questo può essere un problema. Vi faccio un esempio che riguarda la nostra disciplina, che è l'oculistica: l'acuità visiva può essere misurata e tradotta con tante scale, e nella review addirittura ne hanno state evidenziate 5, ed è chiaro che se noi vogliamo parlare tutti la stessa lingua non si possono utilizzare 5 scale diverse, ma dovremo sceglierne verosimilmente una che sia validamente riconosciuta. Dall'altro lato, quindi, a questo punto le proposte di questo gruppo di studio sono state dedicate a identificare, diciamo, dei domini che dovevano far parte del questionario e che dovevano essere poi sviluppati e indagati per ottenere dei dati che ci fossero utili sia nel management che poi terapeutico che diagnostico del paziente. Andiamo avanti. Nel corso degli anni, nel 2017, il gruppo di studio si è concordato sul fatto che i domini che dovevano far parte del questionario fossero, da una parte, la valutazione di base della malattia, quindi una valutazione basale che riguardasse in maniera generica tutti gli organi, e poi successivamente una invece valutazione che fosse organo specifica, in modo da mantenere quelle due proposte, cioè da una parte quella del questionario generico che è più inclusivo ma magari poco sensibile, e invece sfruttare il questionario specifico proprio per individuare bene quelle che fossero le problematiche legate alla patologia stessa. E quindi siamo arrivati finalmente all'individuazione di quelli che sono i 5 domini che riguardano lo stato di base, ovvero l'attività di malattia, che abbiamo detto è fondamentale, lo è anche in termini di prognosi visiva, il coinvolgimento d'organo di nuova insorgenza, la qualità di vita, gli eventi avversi e la presenza anche della morte. Tra i sottodomini vedete che c'è l'interessamento d'organo, quello organo specifico per la funzione visiva. Vedete, quello che ci interessa è l'acuità visiva, ma ora sappiamo perché. La frequenza del coinvolgimento dell'occhio, perché chiaramente più sono frequenti gli attacchi, quindi più è grave il coinvolgimento dell'occhio, peggiore sarà anche la prognosi visiva. E poi la severità anche con cui abbiamo il coinvolgimento del segmento posteriore, che è la parte più nobile, che se viene danneggiata ovviamente per la vista è sicuramente problematica. Ma l'occhio torna fuori anche in quelli che sono definiti domini opzionali importanti,
e ne viene coinvolto per quanto riguarda l'edema maculare. Lo abbiamo visto, è quell'esame che si studia con quell'esame che vi ha fatto vedere il dottor Cimino, cioè la tomografia a coerenza ottica. La presenza di liquido nella porzione centrale dell'occhio impatta in maniera negativa sull'acuità visiva e quindi conseguentemente sulla qualità di vita del paziente. Per cui concludo dicendovi che lo sforzo della comunità scientifica verso questo tipo di patologie, che sebbene rare, ora si comincia a saperne molto di più e quindi chiaramente è importante poter parlare tutti la stessa lingua e descrivere in maniera diciamo uniforme quelli che sono i risultati in relazione agli studi clinici, ma anche in relazione a quella che è diciamo lo stato di salute del paziente stesso. Quindi in questo modo noi possiamo migliorare da una parte il management e dall'altro i risultati in termini, per quanto riguarda l'oculistica, della funzione visiva, ma per tutti gli altri organi ovviamente ci sarà un miglioramento delle funzioni dei nostri pazienti. E vi ringrazio. Grazie Chiara, grazie anche a te perché sei stata molto precisa e sicuramente ci sono molti spunti anche su quello che hai detto e ci hai presentato. Non so se sono già arrivate delle domande, Diana, nella chat, sì. Forse mandate privatamente qualcosa, forse ci sì, è arrivato adesso. Qualcosa privatamente, ne abbiamo circa 4-5. Se i relatori sono d'accordo possiamo iniziare. Ora non vedo Claudia, ma vedo che gli altri ci sono. Allora, la prima domanda che ci chiedono è se si può sospendere la terapia dell'impegno oculare. Se volete facciamo un tour così cerchiamo... Sì, esatto. Quindi ripeto la domanda. Se si può sospendere la terapia per l'impegno oculare? Luca, vuoi iniziare tu? Sì, per l'impegno oculare la terapia locale, non ho capito... La terapia in generale, probabilmente la domanda si riferisce proprio al concetto di poter sospendere come domanda che è emersa anche per altri tipi di impegni. Sì, si può sospendere quando l'occhio è inquiete o quando ha raggiunto una stabilità per alcuni mesi, si può assolutamente sospendere la terapia e poi si possono anche utilizzare delle terapie, diciamo, tra virgolette, topiche con collirio, con altri prodotti che possono contribuire a mantenere stabile l'occhio nel tempo. Ecco, mi collegherei proprio a questo tuo ultimo commento per chiedere a Claudia se esistono proprio dei trattamenti topici da poter gestire autonomamente per quanto riguarda l'impegno oculare. Allora, grazie Diana. Io volevo anche ricollegarmi alla domanda che hanno fatto precedentemente. Per esempio, per quanto riguarda i biologici di cui ho parlato io, vorrei dire che l'uveite severa va distinta dall'uveite anteriore e in corso di malattia di Behçet, e soprattutto bisogna valutare il paziente nella sua interezza, perché si tratta comunque di una malattia multiorgano, e anche valutare, come dicevo, se ci sono dei fattori prognostici negativi. Quindi fare una valutazione un po' a 360 gradi, è complessa la risposta. Voglio anche aggiungere che in realtà è ancora sotto studio il concetto di remissione clinica di malattia oculare. Quindi chiaramente noi dobbiamo sospendere un trattamento sistemico in corso di un'uveite severa associata a malattia di Behçet quando siamo sicuri che c'è una remissione clinica. E diciamo che se pensiamo che per la malattia neurologica in corso di malattia di Behçet prima di 5 anni difficilmente si sospende un trattamento sistemico, ritengo che anche una uveite severa bilaterale come può essere quella che colpisce i malati di Behçet necessiti di una terapia di almeno 3-5 anni, cioè di una remissione, di un'assenza di recidive almeno di 3-5 anni prima di poter pensare di sospendere un trattamento sistemico, per esempio con un farmaco biologico. Quindi il trattamento topico, diciamo per rispondere poi alla domanda di Diana,
è sicuramente un trattamento che va sempre prescritto dal medico, perché anche la terapia topica con farmaci glucocorticoidi non è libero da complicanze, come per esempio l'ipertono oculare, come la cataratta. Quindi direi che il paziente con malattia di Behçet difficilmente sfugge ai controlli, perché viene visitato sia per il monitoraggio della terapia, sia per il controllo della malattia, dell'infiammazione e del controllo sistemico, fa controlli ogni 3-6 mesi, per cui penso che invece debba essere anche quella gestita dall'oculista. Non ho molto altro da aggiungere, non so se i colleghi sono d'accordo, però questa è la mia idea. Oltretutto, una cosa vorrei aggiungere, che le recidive nel Behçet magari non sono numerose come in altre uveiti, però una singola recidiva severa di uveite può essere devastante, può compromettere per sempre l'acuità visiva. Per cui starei abbastanza attenta a sospendere una terapia troppo precocemente. Grazie, un punto davvero importante. Chiara, Luca, avete qualcosa da aggiungere su questo punto? Sì, io sono d'accordo con quello che ha detto Claudia e penso che il paziente volto proprio nello spiegare anche quello che è l'importanza di seguire il trattamento terapeutico, perché probabilmente spiegando quello che è il senso della gestione terapeutica con i farmaci sistemici si riesce anche a fare in modo che il paziente accetti meglio cura che gli ponendo. Comunque sono farmaci che possono avere effetti collaterali, non sempre sono farmaci che si può trattarli così a cuor leggero, quindi anche le domande che questa domanda trova proprio probabilmente il senso nel fatto che questi pazienti sperimentano anche gli effetti collaterali del trattamento con i farmaci e quindi a volte vorrebbero in qualche modo poter sentirsi liberi probabilmente da queste cure. È sicuramente indubbio che una gestione corretta della malattia sistemica aiuta a prevenire la perdita della funzione visiva e che se ci sono delle recidive, le recidive possono a volte essere assolutamente devastanti da un punto di vista della prognosi a seconda della gravità con cui queste si manifestano. Se li seguiamo anche con visite periodiche, probabilmente si può conciliare le due cose andando a da una parte laddove è possibile, laddove la malattia la terapia sistemica o aumentare l'intervallo di tempo tra una dose e l'altra e quindi in questo modo venire un tra tutte le esigenze, da una parte nostra che vogliamo essere certi che non abbiamo una recidiva di malattia e dall'altra del paziente che si sente comunque sempre gravato di una farmacologica importante come in questo caso. Grazie Chiara. Per te avremmo anche un'altra domanda e ci chiedono se avete dei consigli per migliorare la qualità di vita appunto nei pazienti con Behçet che hanno l'impegno oculare, quindi qualcosa che riguarda la qualità di vita nel senso largo, no? Quindi certo. Stile di vita, eccetera. Allora, per quanto riguarda l'occhio, chiaramente nel momento in cui la visione viene ad essere impattata in maniera importante, c'è tutta la parte, diciamo, legata all'ipovisione, cioè il paziente non è mai solo, nel senso che comunque anche laddove la vista e il residuo visivo sia basso, ci sono degli ausili che si possono consigliare ai nostri pazienti in modo che un minimo possano sfruttare, diciamo, al meglio quello che è il residuo visivo che hanno e quindi si parte dall'utilizzo di lenti speciali che vanno ad ingrandire. Ovviamente questo è molto più facile forse per la visione per vicino che per la visione per lontano. Quindi gli ingranditori o tutte queste lenti speciali ingrandiscono molto le immagini, possono essere d'aiuto sia nella lettura che per esempio anche se un paziente deve prendere un mezzo pubblico e quindi leggere banalmente la tabella degli orari di un pullman, ecco, in questo senso può essere di aiuto. Si spera sempre di arrivare prima, di non arrivare a questi punti, perché in questo caso chiaramente il beneficio che questi ausili danno non è chiaramente come riportare la vista a quella che era una volta, però è indubbio che possono essere di aiuto, se no ci sono anche delle cose che ripetono o che leggono quello che è scritto, in modo che quindi il paziente possa
associare all'immagine visiva che magari non è perfetta anche un'informazione uditiva, e quindi mettendo insieme le due cose ottenerne un'informazione. È chiaro che non è semplice, sono tutte cose che bisogna imparare ad usare e che ci vuole anche del tempo ad usarle. Certamente non si legge più un libro in magari una mezza pagina, non la leggi più in 10 minuti come normalmente si è abituati, bisogna dedicargli un pochino più di tempo. Grazie Chiara. Luca, Claudia, avete qualcosa da aggiungere riguardo la qualità di vita? Luca, volevi aggiungere qualcosa? Dipende molto anche dalla consapevolezza che il paziente ha del suo problema oculare, nel senso che investire del tempo da parte di noi oculisti e di tutti gli specialisti che seguono il paziente per far capire bene la reale entità della problematica, e poi la disponibilità da parte dei centri di cura per cercare di assicurare il paziente durante il follow-up. Avendo un impegno oculare importante, bisogna avere molta disponibilità per poter vedere e per poter visitare in ogni situazione in cui il paziente avverte delle sintomatologie che possono in qualche modo essere correlate con delle variazioni. Percepire che in un centro ci sia una disponibilità totale e spesso induce il paziente ad avere maggiore serenità nell'affrontare una patologia cronica e spesso duratura nel tempo, come nella malattia di Becet. Grazie Io mille, Claudia. Vorrei aggiungere su questo punto, partendo dal presupposto che quello che ci dice la letteratura è che lo scadimento della qualità della vita è legato alle forme più severe e anche alla diminuzione dell'acuità visiva, io credo che ci debba essere uno sforzo da parte di entrambi, dei medici e dei pazienti, nel prescrivere ed accettare dei trattamenti precoci, anche che possono essere percepiti come aggressivi, proprio per preservare l'acuità visiva. Penso che in parte c'è proprio uno studio che è stato pubblicato anche sugli ambulatori condivisi, che hanno comunque migliorato la prognosi visiva di questi pazienti con uveite. E a questo proposito voglio aggiungere che un ambulatorio condiviso come quello di cui facciamo esperienza a Siena aiuta anche i pazienti che vengono spesso da altre regioni a fare la visita, l'inquadramento in un singolo giorno, quindi anche la perdita dei giorni lavorativi, la compromissione anche delle attività, insomma, di vita, della socialità è inferiore rispetto a dover programmare le visite in più giorni e così via. Quello, Claudia, aggiungo un commento, sicuramente molto importante ed è una cosa che credo un po' tutta la rete nazionale ha comunque la fortuna di avere dei riferimenti oculisti, insomma, e siamo qui infatti a parlare nei pazienti proprio per questo, e sicuramente questo fa la differenza. Ecco, voi avete anche la fortuna di poter approcciare anche la parte pediatrica, nell'esperienza di poter gestire ambulatori congiunti reumatologici e oculistici, un po' tutti i centri che se ne occupano, il vantaggio è sicuramente quello di poter approcciare precocemente, di poter monitorare nel tempo, che non è così poi scontato. Ecco, quindi sicuramente, insomma, hai toccato un punto fondamentale, la multidisciplinarità in questo caso è importante, lo sappiamo bene, proprio per questo che va, insomma, sottolineato sicuramente. Non so se ci sono altre domande, Diana. Sì, abbiamo un'altra domanda molto interessante che riguarda il modo in cui i pazienti possono prepararsi alla visita oculistica quando appunto c'è una malattia di Becet. Credo sia molto interessante, e se siete d'accordo vi chiederei di rispondere
ognuno di voi in modo da dare prospettive anche diverse. Chiara, vuoi iniziare tu? Ok, ascolta, il modo inteso come, nel senso come accedere alla visita oculistica o... Probabilmente forse interpretando il tipo di domanda che è stata fatta anche in tipi di impegni diversi, come prepararsi alla visita anche per il tipo di impegno più generale, come può essere il mucocutaneo, l'articolare, spesso succede che il paziente arrivi alla visita riportando anche, annotandosi anche una serie di riacutizzazioni che ci sono stati tra una visita e l'altra. Quindi allora, se interpreto bene la domanda, è come prepararsi ad affrontare il controllo oculistico, quindi anche come riportare il monitoraggio. È importante che il paziente porti sempre con sé, se ha della documentazione precedente, quindi laddove abbia già fatto degli esami strumentali, per evitare anche di dover perdere tempo poi a ripeterli, è fondamentale che porti dietro magari la sua documentazione precedente, la fluorangiografia, gli OCT, perché nel tempo si vede anche come sta rispondendo magari a un eventuale trattamento e ci possono essere tante informazioni che possono essere ricavate proprio dalla storia precedente del paziente. Poi la visita oculistica rappresenta un momento a parte, cioè un momento in cui noi andiamo a rivalutare in quel momento, quindi la fotografia di quel momento in cui il paziente viene, e sulla base di quelle che sono le informazioni precedenti e di quello che è, diciamo, la valutazione sul momento, vengono poi prese insieme anche in concerto con le altre specialità delle decisioni importanti per quello che riguarda il trattamento del paziente. Però ecco, avere già di base una documentazione è fondamentale, perché magari si sa già quello che può aver sperimentato il paziente in senso anche negativo, e quindi è importante averla. Grazie. Claudia, vuoi aggiungere qualcosa? Chiaramente che ci portino anche gli esami ematochimici di monitoraggio della terapia, se hanno fatto esami, sì, sono d'accordo fondamentalmente. Poi a volte non combacia il momento dell'esame del sangue, delle urine per il monitoraggio della terapia con la visita, quindi noi siamo abituati a dare un'email al paziente a cui mandare gli esami. Questo direi. Poi le accortezze solite per qualsiasi altra visita oculistica. Grazie mille. Luca, vuoi aggiungere qualcosa? No, confermo quanto è stato già detto, una raccolta di tutti i referti precedenti e un riassunto degli appunti sulla cronologia degli eventi che hanno segnato un po' la storia clinica, potrebbero essere molto importanti per aiutare poi la visita. Credo non ci siano altre domande, mi confermi Diana? Sì, per ora. Terminate. Grazie. Allora grazie ancora di cuore a tutti e tre per aver dato il vostro tempo, esperienza e professionalità alla dare informazioni ad educare i pazienti su questo argomento. Grazie a chi grazie a voi. Online, a chi lo guarderà dopo, ma soprattutto insomma grazie a voi perché avete sicuramente arricchito molto il programma. Grazie. Grazie. Ciao.